Allora, io davanti ovviamente a un testo come questo di Piero, insomma, gli spunti sarebbero tanti in realtà, ma vorrei aderire un po' alla sua richiesta di stamattina della la questione come praticare, insomma, la socializzazione, come praticare la partecipazione, il nodo, che poi è una questione che va anche a toccare il nodo antropologico di cui lui parla, l'io, il noi. Direi forse si può partire proprio dalla questione della democrazia, perché attualmente non bisogna credere che la democrazia rappresentativa sia il vessillo del capitalismo contro partecipazione invece diciamo sostenuta dall'anticapitalismo, perché in realtà se si vanno a leggere determinati testi chiave attualmente si scopre che, per così dire, la rappresentanza viene scaricata ormai dal pensiero liberale più attento alle esigenze del capitale oggi, scaricata insieme alla partecipazione. Riesce quindi questo nuovo pensiero liberale a svuotare completamente la democrazia. Quindi, secondo me, è partendo dall'analisi di questo aspetto, vedere al contrario, insomma, cosa invece si può. Come si può contrastare questo pensiero, che forse si capiscono anche alcuni problemi attuali del problema della socializzazione e della partecipazione. Un autore di riferimento per capire questa trasformazione, per esempio, è Pierre Rosanvallon, con le sue teorie sulla controdemocrazia. Ebbene, Rosanvallon, un autore in Francia molto noto, seguito, molti testi sono tradotti anche da noi, ci dice, beh, fondamentalmente non dobbiamo più pensare oggi alla democrazia come soltanto al suo apparato di rappresentanza, ma dobbiamo in qualche modo prendere sul serio l'esigenza che oggi hanno, lui dice fondamentalmente, i cittadini di controllare la politica. E qui è la chiave del suo discorso, cioè Rosanvallon attribuisce ai cittadini questa funzione di sorveglianza e di controllo, che però non è partecipazione. In questo Rosanvallon un po' si ricollega a quella tradizione conservatrice che si lega alle riflessioni della commissione trilaterale, a Samuel Huntington, tutta quella letteratura conservatrice americana. Però lui la pone con un aspetto, diciamo, accattivante, nel senso che sembra dar ragione a quell'idea del controllo, di cittadini che controllano le malefatte del politico, standosene però al di fuori. Rosanvallon dice: giusto, il cittadino deve essere fuori della politica, deve controllarla dall'esterno, perché nel momento in cui va a partecipare, anche lui in qualche modo perde questa sua funzione di terzietà. E quindi questo è uno degli esempi con cui la teoria attuale liberale riesce, come diceva, a scaricare contemporaneamente sia la rappresentanza, che viene presentata come qualcosa da tenere continuamente sotto commissariamento, perché lasciata a se stessa combina solo danni, e dall'altro riesce a evitare di, come dire, di dare un ruolo alla partecipazione dei cittadini. Tenendo però ferma un'idea altra di democrazia liberale, che lui definisce appunto controdemocrazia. Quindi il problema è che in realtà oggi non si tratta più nemmeno di pensare ad attaccare la democrazia rappresentativa come un baluardo del capitale, perché di fatto viene abbandonato quel baluardo, non è più, diciamo, non è più considerato per molti aspetti funzionale al capitale stesso. E non dobbiamo neanche pensare che se noi acchiappiamo, per così dire, la questione della
della democrazia dal lato dei diritti, possiamo in qualche modo contrastare efficacemente questo discorso, perché qui si rischia addirittura di convergere con una parte del pensiero liberale, se pensiamo che la costituzionalizzazione dei diritti sia sufficiente, come dire, a difendere le ragioni, insomma, della socializzazione, della partecipazione. Basti pensare a un dibattito molto forte nella letteratura americana, che contrappone continuamente quella che definisce la democrazia madisoniana a quella che definisce sempre questa letteratura populista. Robert Dahl, William Riker, una serie di autori che in sostanza ci dicono che la democrazia virtuosa è quella che viene commissariata in questo caso dalle corti costituzionali, quindi dal controllo di costituzionalità, dal limite quindi alla decidibilità dei cittadini, che viene classificata invece una democrazia dove non c'è questo controllo a priori come populista, e quindi è una democrazia, diciamo, in negativo. E quindi allora qui c'è un legame, è stato detto da qualcuno stamattina, non pensiamo che il semplice l'appello ai diritti ci possa salvare. In questo trovo sia stato detto anche qui, ma nel testo è spiegato bene, la questione del cosiddetto diritto al lavoro, la libertà del lavoro, che non dobbiamo dimenticare invece che è necessaria anche la libertà dal lavoro. Quindi il diritto al lavoro è qualcosa sul quale, che certo ha una sua importanza, ma va specificato bene per non cadere in equivoci. In questo mi richiamerei, è stato detto stamattina il legame fra, è stato accennato, anzi nel testo viene accennato soprattutto l'articolo 3 e l'articolo 4 della Costituzione, no? La questione dell'eguaglianza sostanziale e la garanzia del lavoro. E qui mi viene in mente proprio qualcosa che diceva Lelio Basso, che è quello che materialmente ha contribuito poi a scrivere l'articolo 3 della Costituzione. Lui diceva: ho voluto questo articolo, questa norma, come una mina vagante della Costituzione, perché l'articolo 3 è una sorta di cartina di tornasole che dice, mette in mura il legislatore, finché le condizioni di eguaglianza non saranno effettive nella società, la Costituzione non sarà attuata e quindi rimane un pezzo di carta, e quindi rivela le contraddizioni delle stesse forze politiche che hanno contribuito a scriverla, che Basso denunciava già negli anni 50, contribuivano anche a rallentare l'attuazione di determinate norme come quella sulla Corte Costituzionale, eccetera. E diciamo, quindi la questione è, qui si pone, ecco, accennavo prima il tema sul quale Piero insiste molto, la questione poi dell'altruismo egoistico, perché se è vero che noi dobbiamo evitare queste trappole, diciamo, che dicevo prima, quindi pensare che ci sia ancora effettivamente nel dibattito liberal-conservatore una contrapposizione fra rappresentanza e partecipazione, oppure che i diritti ci possano salvare, c'è anche questo problema della propensione a partecipare. La propensione, Piero insiste giustamente nel testo sulla difficoltà di far superare le persone la tendenza alla delega, e questo è un tema sul quale in realtà si deve lavorare, secondo me si deve operare sia nel concreto, negli esperimenti di partecipazione, ma anche nella teoria. Bisogna fare studi sempre molto più puntuali su che cosa rappresenti effettivamente la delega come fuga da una sorta di responsabilità della decisione. E però in questo direi anche bisogna stare attenti, credo, a non, in questo Piero lo fa, però ribadisco,
Forse bisogna stare attenti a non addossare soltanto al capitalismo il tema del conflitto. Il conflitto preesiste alla realtà del capitalismo, il capitalismo lo maneggia, lo fa suo in un modo peculiare, ma non fa nascere in sé il conflitto. Interessanti da questo punto di vista sono certe ricerche antropologiche ed etnologiche su certe società tradizionali, dove alcuni antropologi come Diamond ci dicono il nemico, il conflitto esiste anche nelle società tradizionali semplici, la paura dello straniero, dell'estraneo, di colui che non appartiene alla nostra comunità, esiste anche lì. E anzi lì vediamo in tutta la sua nudità, per così dire, che il principio mors tua vita mea rischia di essere una sorta di cinismo della paura che preesiste alle condizioni poi delle civiltà più avanzate, del quale dobbiamo, è un lavoro quello di liberarsi di questo problema. Quindi, come si diceva anche stamattina, affrontare la diversità è un lavoro da compiere, non è qualcosa che scatta in automatico. E quindi questo però dobbiamo saperlo, dobbiamo dircelo. Volevo anche così, perché rientra poi nella, secondo me, anche in questi temi, accennare a qualcosa che diceva stamattina con Cremaschi, credo, quando diceva lì non bisogna enfatizzare, diciamo, gli elementi di continuità, diciamo, nella storia, ma forse le diversità, la discontinuità è più importante. Certo, questo è vero, perché altrimenti noi non coglieremmo mai gli aspetti dei mutamenti, eccetera, però secondo me non bisogna nemmeno dimenticare del tutto gli elementi di continuità, perché gli elementi di continuità ci dicono i limiti e le fragilità di certe diversità, di certe discontinuità, e soprattutto ci fanno vedere come le rivoluzioni spesso sono state un'illusione di fare tabula rasa, di ricominciare da zero. E invece oggi, oltre che liberarci magari di certi errori di Marx, eccetera, forse dovremmo liberarci anche di questo mito della rivoluzione come di un momento, come posso dire, di un cataclisma costituente in cui ci liberiamo di tutta la storia e ricostruiamo da zero con ogni mezzo un uomo nuovo, una donna nuova, eccetera. Ebbene, da lì secondo me invece nascono molti pericoli, perché quella teoria della tabula rasa, che forse all'epoca dell'illuminismo veniva maneggiata con disinvoltura nella rivoluzione francese, ma anche dopo, e poi può essere maneggiata anche da coloro che la rivoltano contro la modernità. Io direi che uno degli elementi che possiamo vedere in atto oggi in certi frange come l'ISIS è appunto l'idea di fare una tabula rasa, stavolta non a favore della modernità ma contro, quindi ripristinare una sorta di archetipo di un uomo incontaminato dalla corruzione dell'Occidente, e vediamo, rivediamo che l'orrore ritorna sotto questa forma di illusione. Quindi secondo me un progetto politico come quello che appunto viene proposto da Piero può evitare, diciamo, anche questa illusione il mito della rivoluzione, per invece un cambiamento costante attraverso pratiche, attraverso le pratiche della condivisione, della partecipazione, che certo vanno ulteriormente approfondite, perché come dicevo anche nel saggio che ho scritto nel testo, è ancora in rodaggio la democrazia partecipativa, ma non per questo noi dobbiamo, come dire, non dobbiamo spegnerla sul nascere, non dobbiamo, come dire, scoraggiarci dalle difficoltà, perché in realtà può, anche per le cose che dicevo prima, essere proprio uno strumento per contrastare questa idea sempre più autoritaria, sempre più paternalistica di democrazia, per cui, per riprendere Rossan Ballon di prima, sì, cittadini, voi siete importanti,
purché stiate lontani dalla politica, fate gli spettatori critici, però statene fuori, lasciate fare gli esperti. E invece proprio la pratica partecipativa, secondo me, può essere un modo di contrastare, diciamo, questa tendenza.